Diana del Bufalo torna su Instagram, l'attrice aveva cancellato il suo profilo dopo diverse polemiche social con i suoi follower, ma è tornata spiegando le sue motivazioni. Ora viene repressa da un anno a causa di un evento traumatico. Buon pomeriggio a tutti. Faccio questo video di mia spontanea volontà, non mi è stato imposto da nessuno, nessun ufficio stampa, nessun agente, niente di niente. Io lo so che cosa pensate del mondo dello spettacolo, che siamo tutti falsi, che vogliamo portare acqua al nostro mulino, che vogliamo vedere le persone fallire perché ci fa sentire meglio, perché forse, non so, magari pensiamo di prendere il loro posto. Per alcuni è così, sì. Ho potuto vedere delle cose raccapriccianti riguardo al mondo dello spettacolo. Vi assicuro però che ci sono anche tante persone oneste, persone che sono un'autentica delizia, persone intelligentissime, capaci e buone, soprattutto. Con questo io non voglio dire che sono una di quelle, io non sono niente, io voglio cercare di migliorarmi, voglio cercare di capire il prossimo, cercare di modificare dei miei pensieri sbagliati e delle mie azioni sbagliate soprattutto. Mi volevo scusare tantissimo con alcune persone a cui ho scritto in direct, a cui ho risposto in direct in maniera molto scortese e rabbiosa. Perché sì, io ho una rabbia repressa a seguito di un evento molto traumatico nella mia vita che sto cercando ancora di elaborare. È già da quasi un anno, perché è quasi un anno, ad agosto è un anno che sto andando in terapia dalla psicologa. Ecco, questo non voglio essere vittima e non voglio assolutamente, mi assumo le mie responsabilità, non è una scusa questa, è solo per forse farvi capire perché ho agito in quel modo. E vi chiedo scusa, perdonatemi. Ho anche scritto delle cose che poi alcuni siti di gossip hanno riportato come sbagliate, perché ho scritto delle cose sulle storie che erano su un altro argomento, non erano assolutamente sull'argomento, che poi forse non l'ho spiegato, quindi forse è stata anche colpa mia. Rispetto a quelle cose, e mi dispiace moltissimo se qualcuno si è potuto sentire offeso, scusatemi. Ero mossa appunto da questa grande rabbia che mi faceva agire in quel modo, sbagliato, ma mi faceva agire in quel modo. Allora, io volevo solamente dirvi un mio pensiero, dove oggi si vuole troppo l'uguaglianza, e invece io volevo proprio mettere in risalto la diversità, perché la diversità è la cosa più meravigliosa che possiamo avere noi esseri umani e tutte le cose che ci circondano. Io non sono uguale a mia mamma e mio papà, eppure mi hanno generata. Io non posso essere uguale a voi e avere il pensiero, le vostre stesse idee, i vostri stessi pensieri, giusto? Milano è diversa da Napoli, Napoli è diversa da Milano. Milano non è meglio di Napoli e Napoli non è meglio di Milano. Napoli è diversa da Milano. E una cosa che mi ha scritto una mia follower, giustamente, riguardo alla cosa del razzismo e a quella cosa successa in America, però non voglio focalizzare la mia attenzione su quell'aspetto, però mi ha scritto: Diana, cosa ti aspetti dalle persone? Che il razzismo non ci sia? Italia del Nord e Italia del Sud si odiano, quindi figurati se non c'è il razzismo. È molto intelligente questa considerazione, e infatti mi ha fatto pensare. Credo che ci debba essere più tolleranza per la diversità di ognuno di noi, quindi tolleranza di diversità di usanze, di aspetto, ma soprattutto di pensiero. E oggi sui social c'è troppo giudizio riguardo alla diversità. E questo mi fa stare molto male, e io lo so che cosa potete pensare, sì, ma fregatene, sono dei coglioni. No, non, io non me ne frego,
Ok, sarò sensibile, sarò. Alcuni di voi possono anche pensare, alcuni di voi pensano che sono razzista addirittura, quindi è per questo che sono stata bene senza Instagram, vi devo dire la verità, perché non ho avuto questo peso rispetto al giudizio delle persone, ma il giudizio probabilmente deriva da un dolore di fondo o un'insoddisfazione di fondo della persona. E quindi è per questo che io mi scuso anche con chi mi ha detto delle cose molto pesanti, perché probabilmente avevate le vostre ragioni in quel giorno di essere arrabbiati o di avere sì, insomma, sì, di avere delle emozioni che venivano mosse da magari, io non lo so, io ci penso anche quando vado per strada, no? Io sono, devo dire che sono un'ottima guidatrice. Però per strada mi arrabbio quando vedo qualcuno che non riesce a guidare molto bene o che ci mette 3 ore per girare. Ecco, è sbagliato perché io non penso che a quella persona lo stesso giorno gli è morta la moglie o è appena stato licenziato e non sa che cazzo fare della sua vita e sta con il pensiero e quindi guida male perché c'ha la mente per aria. È sbagliato che io faccio così. Infatti, vi dico, mi sto migliorando. Allo stesso modo, sto cercando di farvi capire, anche dal vostro punto di vista, del perché mi sono anche molto innervosita, riguardo a George Floyd. Io ho messo delle cose riguardo a George Floyd. Ho pubblicato delle cose che andavano forse più verso la gioia, più verso la pace, quindi più verso la tolleranza, no? Cose nel positivo. Non voglio imporvi la mia idea riguardo a qualcosa che io posso fare, riguardo a un'idea, riguardo a, scusate, io agisco in questo modo, io voglio pubblicare sempre delle cose belle, ok? Forse voi volevate vedermi arrabbiata, forse voi volevate vedermi protestare. Ok, sappiate che io sono un'altra persona, io ho altre idee e le esprimo come desidero. Non voglio impostare, scusate, non voglio imporre questa idea nemmeno a voi, perché sarebbe sbagliato, però vi prego, siate più tolleranti con le diversità altrui e soprattutto con un mio pensiero rispetto alla pubblicazione di cose. Spero di essere stata chiara, forse per alcuni no, e mi aspetto anche degli insulti, va benissimo, però grazie e ancora scusatemi, perdonatemi per quello che ho potuto dire se qualcuno vi si è offeso. Un bacio, grazie mille.